Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo tornati oggi su FIFA 16. Allora ragazzi, come vi avevo detto in qualche video fa, io praticamente voglio iniziare a fare anche le stagioni online. Quindi oltre alla Road to Division 1 e oltre a Ramsey Death Challenge, da oggi ragazzi iniziamo anche le stagioni online su FIFA 16. Ragazzi, come vedete la stagione attuale è la nuova, vabbè, io non ho ancora giocato manco una partita, quindi iniziamo oggi insieme a voi. Allora ragazzi, io vorrei prendere magari o in ogni partita una squadra diversa, oppure usare magari una cerchia di 2, 3, 4 squadre al massimo. Ditemi voi sotto nei commenti se ogni volta volete una squadra diversa, oppure se preferite che usi sempre le solite squadre, quelle più blasonate. Se no ragazzi, in ogni episodio utilizzo una squadra diversa che mi potete suggerire voi. Ovviamente ragazzi, non squadre troppo, cioè tipo quelle coreane o quelle non lo so, dell'Arabia Saudita, non quel tipo di squadre, insomma squadre comunque plausibili da utilizzare anche per poi trovare gli avversari. Che ragazzi, allora andiamo subito a vedere oggi come andrà la prima partita del giorno e vi faccio vedere poi che squadra scelgo. Eccoci qui ragazzi, allora per questa prima partita ho scelto il Milan e abbiamo contro, come vedete, il Benfica. Quindi vediamo subito come va questa prima partita nelle stagioni online. Avanza subito lui, il nostro avversario, subito col Benfica. E c'è il primo pericolo, Donnarumma sventa. Attenzione qua Luiz Adriano, dentro, vede lo scatto di Carlos Bacca. Che solo Bacca, incredibile errore. Incredibile errore ragazzi, cosa si è mangiato Bacca? Ma non ci posso credere. No, il tiro, la parata, il miracolo di Donnarumma e poi c'è il gol. Ma è incredibile ragazzi, il gol che ci siamo presi di infilata. Parte subito in salita questa stagione online, ma è incredibile veramente ragazzi, il gol che ci siamo presi in maniera veramente ingenua. Montolivo per Bonaventura, ancora lui, pallone messo dentro, nulla da fare, non riesce neanche il passaggio per fare il gol della merda. No, qui traversa ancora, ancora attraversa e poi il pallone che rimane lì. No vabbè, ma era un miracolo, però ragazzi non si può, cioè fanno un po' di pressing e tolgono subito palla, molto molli i giocatori del Milan. Attenzione, erroraccio e pareggio. Erroraccio e pareggio. Incredibile errore. Incredibile errore del nostro avversario. Rivediamo. Incredibile errore. Ragazzi, mai avere troppa sicurezza. Guardate qui. Oh. E gol. Regalo del mio avversario. Pallone dentro per Luiz Adriano. Che solo al tiro. Il miracolo del portiere. Stavolta deve intervenire il portiere. Attenzione Alex, miracolo ancora del portiere. Attenzione ancora Alex. Qua non lo ferma nessuno. Non lo ferma nessuno. Non lo ferma nessuno. Ma perché? No ragazzi, non va. Non ci siamo proprio. Riccardo Montolivo ancora dentro. Luiz Adriano, è ancora la parata. Da solo. Da solo, cazzo. Attenzione, Buonaventura, pallone messo dentro, è fuori, Bacca al tiro, la parata, ma ragazzi, ma non ci credo, ma para di tutto, para di tutto, sta parando di tutto ragazzi, sta parando di tutto, è incredibile, non è giusto però, al tiro il pareggio, fanculo, abbiamo pareggiato, con Carlos Bacca, due pari. Onda al tiro, ma che merdata è? Ma ti sembra un tiro quello? Attenzione qua ragazzi, Carlos Bacca è solo, Bacca e c'è il gol. C'è il gol. Al 90esimo scaduto, 3-2. Carlos Bacca, 3-2 ragazzi. Abbiamo ribaltato tutto. Ed è finita ragazzi, finisce qui la prima partita stagionale con la prima vittoria 3-2 sofertissima contro il Benfica. Un secondo tempo diverso, molto molto migliore rispetto al primo, e siamo riusciti a portarci a casa i primi 3 punti. Che ragazzi, ci vediamo fra poco con la seconda partita della modalità stagioni online. Che ragazzi, allora per la seconda partita ho selezionato la Roma. Questa è la formazione. Il modulo ho lasciato sempre 4-5-1 con Digne, Castan, Rudiger, Florenzi, ben porta Cesny,
Nainggolan e De Rossi, poi Salah, Pjanic, Shaarawy e Dzeko punta centrale. Quindi vediamo chi sarà il mio prossimo avversario. Ok ragazzi, eccoci nella seconda partita. Come vedete siamo contro l'Atletico Madrid, quindi una partita sicuramente molto impegnativa. Vediamo subito come va, se riesco a ottenere anche qui la seconda vittoria. Un carro armato, Edin Dzeko là da dentro, verso Nainggolan dal tiro, fuori di pochissimo. Attenzione a Florenzi che può provare la botta. Florenzi al tiro. Ok ragazzi, eccoci nel secondo tempo. Partita dominata, però ragazzi effettivamente ho visto che di tiri solo due, quindi dominata a livello proprio di gioco, di occasioni che poi non sono sfociate in tiri. Però attenzione qua nel frattempo, subito El Shaarawy, pallone che rimane lì, il gol arriva subito, il gol. Ora sblocchiamo la partita. Poi dovrebbe essere stato Milan e Pjanic, non l'ho visto male, vediamo. No, sì è lui, Milan e Pjanic. Abbiamo finalmente sbloccato la partita subito, meritatissimo. Guardate qui, rimpallo fortunato e gran gol di Milan e Pjanic. Attenzione qua, ancora Pjanic, pallone dentro, Nainggolan, anticipato Pjanic. Pallone che rimane lì, Oblak, era a terra, Nainggolan che se si fosse rialzato. Verso Salah ancora, la può mettere dentro. Pallone dentro, colpo di testa esterno della rete di Nainggolan. Raja non ha segnato. E Shaarawy dentro per Dzeko, crada dentro, e Shaarawy, ancora Shaarawy. Non ci credo, non sono riuscito a segnare, si sono messi davanti. Pallone dentro ancora, bellissimo per De Rossi, verso Pjanic. Pjanic allora ancora. Guardate ragazzi, Pjanic fa tutto ciò che vuole, poi viene fermato, esagerato qui. Finisce. È finita ragazzi. Seconda partita, seconda vittoria per 1-0. Ecco qui ragazzi, eccoci qui. Due partite, due vittorie. Quindi praticamente siamo a 4 punti dalla promozione e a 7 punti invece dalla vittoria della divisione. Quindi nel prossimo episodio continueremo ad andare avanti nelle stagioni online e poi vediamo con quali squadre. Ragazzi, se avete qualche squadra da suggerirmi che è molto forte, che ha un bel sistema di gioco, scrivetemela qua sotto nei commenti, così io ve la porterò nei prossimi video di stagioni online. Allora, ok ragazzi, qui da AngeloNero83 è tutto. Ovviamente lasciate like, commentate, condividete. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Bella!